Proviamo a ripartire con Calabria, fascia destra, avanza addosso Perisic, prova a saltarlo e poi il pallone in profondità, Çalhanoğlu tiene tre quarti per Ibra, davanti al portiere, entra in area, Ibra da solo, può tirare, Ibra se la porta, rigore, 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 rigore! Ibra da solo e il 50% clamoroso errore di Kolarov che atterra Ibra. Il rigore è evidentissimo, sì, grosso errore della difesa dell'Inter perché prima non sale il centrale, forse De Vrij, e non fa scattare il fuorigioco, poi entra in area Ibra e arriva Kolarov che lo atterra da dietro, un pazzo, e c'è calcio di rigore indiscutibile. Kolarov commette un errore veramente... Ha preso il pallone, si era presa la caviglia, professore. No, è rigore netto. Apre Handanovic, Vidal dice tu fati a sinistra, anzi la poi tua a destra. Ancora. Prima a sinistra, poi a destra. Vediamo, parte Ibra! Parato! Parato! Ibra! Centrale, non trattiene Handanovic, Ibra poi scaraventa in gol, errore di Ibra però sul rigore, sarebbe meglio che ribattesse che sì, come diceva giustamente Martinelli, si illumini un po' il volto Martinelli, no, perché è scurissimo. Sì, no, sono illuminato perché sono contento per Conte, perché Conte ha avuto il coraggio anche di protestare su questo rigore, andava quindi perlomeno ammonito anche Conte. Incredibile raddoppio del Milan, Inter veramente che ha preso due sberle improvvise, era partita anche bene. Cosa è successo? Un'apertura di Çalhanoğlu per Leao, Leao da questa posizione fa il Leao, cioè allunga la sua falcata, guardate Ibra che qui, guardate Kolarov che dorme, palla messa in mezzo a tagliare nell'area di rigore, arriva Ibra nettamente in vantaggio e la mette dentro senza difficoltà. Attenti intanto, tiro, tiro. Centrale sì, para donna Roma, telefonato per la donna Roma. Devo dire che è una goduria unica, sì. Perché l'Inter è 10 volte più forte come mezzi, come adesso uomini. Lo faccio il fenomeno. Calma, non è vero. Martinelli, dov'è? Eccolo lì. Ogni lancio lungo Ibra davanti al portiere, eh? Sì, in questo caso però penso fosse in fuorigioco, anche se non penso che la responsabilità. Attenti all'Inter però, attenti all'Inter. Kolarov che può scendere, si avvicina all'area Kolarov, chiede palla a Perisic, ce la rimette in mezzo. Lukaku, guardatelo, allora, perché di solito è lui che avvia le rimonte, di solito. Gol dell'Inter, eh? È grosso errore questa volta del Milan, sì, perché sì, lascia salire tutto solo sulla trequarti, credo sia Saelemaekers che si è perso l'uomo, si sono trovati due contro uno gli attaccanti dell'Inter e hanno fatto il gioco che preferivano. Adesso ve lo faccio vedere, intanto l'onda monoplex, via! Mancava Saelemaekers su Kolarov. Kolarov, che è stato protagonista in negativo, in questa situazione, può avanzare tutto solo fino a qui perché Saelemaekers se l'è perso. Quando arriva qui, mette la palla, credo per Lautaro, dico bene? Basta spingere. E Lautaro da questa posizione mette il pallone in mezzo dove Lukaku non ha difficoltà, Fabio, a fare gol. Fabio, grave errore di Donnarumma. A parte Perisic. Perisic, Fabio, Lautaro non c'entra, Perisic. Perisic, chiedo scusa. Scende Donnarumma, secondo me è più che Saelemaekers, sbaglia Donnarumma che con la manina non arriva, che viene allontanata e poi ancora in mezzo, attenzione, ancora Lukaku col pallone. La manca Donnarumma! L'abbiamo vinto! L'abbiamo vinto! L'abbiamo vinto! L'abbiamo vinto! L'abbiamo vinto! Finalmente! È nostro! È nostro! E siamo primi! E siamo primi! E siamo primi! Sì! Allora, due tiri in porta. Ha vinto. Un croccante, prima avevi croccante, permetti, tranquillo. Mi permettete, non... qui Dietidea va alla grande. Scusa, no, mi permettete di dire una cosa che forse vi offenderà, senza offesa. No, no, ha vinto la squadra più debole, sì, e questo è un merito in più. Cioè, no, perché oggettivamente è un merito in più. È saltato anche il collegamento di Martinelli, che nella gioia penso abbia travolto tutto. Ma perfettamente ragione. Allora.